Dall'ingresso della casa grotta potete osservare composta da un unico vano che ha nella porta l'unico punto di luce ed ha diviso all'interno in due parti, il cui materasso era realizzato con foglie di gran turco, scudo di deposito e per far spazio alla chiocciola cera, altro oggetto utilizzato per il lavoro, come la ruota del carrettone, il bivaglia, la targhetta di alluminio, la stalla, fissato alla parete, il trapano a corda, il piatto che era stato riparato dal cucipiatti. Sulla del grano c'è una cavità nella roccia, e parte di acqua corrente. Le cisterne in mesa e le fontane pubbliche in vari luoghi in granita. Nella cista del corredo o cassa dei panni che conteneva. Fissata alla parete il tipico oggetto esterno, potete notare la maglia o cassa. Sulla maglia è presente il pane di materia. È una riproduzione. La massaia cuoce nei forni pubblici con altre famiglie. 14 forni pubblici. Famiglie erano numerose. In questa casa c'è maglia. La classica cucina in muratura, alette o basse per infornare il focaccio, la farina, il grano ed i legumi. È stata abitata fino al 1900.